Ah, c'è la sprint in Qatar. Importantissimo aver ricucito con Hamilton. E ci stiamo ancora giocando pure i costruttori, te lo dico. Qualcosa mi dice che secondo me ci abbiamo ritmo qua. C'è da dire che io ho delle bandiere gialle che lampeggiano sul volante, ma posso garantirti che sono vivo e sto bene. Quello è l'importante. La cosa che mi preoccupa sono i curvoni da fare in pieno finale con l'assetto così. Però mi pare che si facciano in verità. Porco boio, va bene. No, m'hanno rovinato il giro. Oh, mi già 300, che vuol dire? Hai preso un Tutto traffico, tutto traffico. Non si levano dal cazzo in traiettoria. Io mi miglioro lo stesso, ma non sarà mai quello che poteva essere. Peccato, devi migliorare un po', sennò poi dopo è la tragedia. Ma non sono riuscito a fare molto con l'ERS finito. E senza gomma fresca, perché questi sono dei bastardi, sono sempre undicesimo. Io parto in pole invece. Ottimo. Sprint race, che potrebbe essere una cosa incredibile o una grande cacata. Siamo ufficialmente più lenti della mia. Williams. Ma poi guarda che bello scalino. Mercedes, Red Bull, Aston Martin e McLaren sono... Ferrari 425 contro Red Bull 439. Max Verstappen primo, ma che si sta facendo recuperare facilmente e abilmente da Hamilton e te. Io invece sono parecchio indietro, ma quarto davanti a Sergio Perez. Per fortuna Verstappen non è lì in zona tua, è più dietro. Sì, io teoricamente dovrei averne di più, ma parecchi di più. Tu puoi bloccare tutti, Hamilton. Cioè bloccare nel senso non far rifare punti. Questo è tuo sto weekend. La sprint di oggi è un bel problema, caro Carlo. Sui motori, 7 giri, sprint davvero saranno? Li butto all'esterno. Purtroppo non ho capito la battuta, ma ti guarderò appena riesco a rompere l'ala di Russell. Attenzione! Elimina il problema alla base? Dai, adesso rimanere attaccati qua. E già non è male. Attenzione, Lando subito nel mirino. Molto oh madonna, che buco abbiamo fatto con Perez. Non c'è più quel gruppo lì. Problemi per Sergione. Mamma mia. C'è lotta lì davanti, li vedo. Russell ci riprova. Mercedes è ben armata qui in Qatar. Fatti il vaccino. Provo un incrocio su Norris, intanto Schumacher, impossibile però. Ma sto pezzo di merda, Ma c'erano tutti i DRS. Casino qua. Ciao. Infatti. Minchia, quanto cazzo mi prende. Devo che succede perché, qui? Perché con te si levano e con me si buttano. Non riesco a capire questa cosa. Dall'esterno. Forse l'abbiamo fatto perché lui ha dovuto mollare. Che c'era il macello qui. Che casino. C'è Colino. Che scombina le carte in tavola. Attenzione, con delle linee particolari che obbligano Verstappen e Norris a cagarsi in mano. E ora sarà un problema perché non hai più DRS, mi sa. No, non penso. Occhio a Verstappen.
Norris attaccato da Perez. Prova la fiondata Verstappen, chiude bene la porta la Ferrari 99. Grande difesa qui, Verstappen deve alzare. Verstappen vola. DRS e va. Spalancano le ali, le rosse. Verstappen ancora non è al sicuro, eh? Verstappen no. Però io non, cioè, non guadagno niente. Tenuto bene la batteria Verstappen. Ma è proprio il motore mio che evidentemente non... No, beh, ma pure io ero dietro di te sempre col DRS, ma non ho recuperato, manco io su di te. Va bene, c'è la gara. Sì, no, io cambio tanto, parti nel al posto mio, perché tanto io lo cambio sicuro. Qui Hamilton e Verstappen recuperano un paio di punti, ma sono cazzate perché tanto è una sprint. Ora l'importante sarà adesso. Allora, c'è da dare il massimo qua, Verstappen più fattibile, Hamilton secondo me abbiamo col cazzo, Sì, infatti, allora come ci butto subito davanti. Ma ultimo, what the fuck, non erano 5 le posizioni? Infatti, vedi? No, che dici? Male così, partito malissimo Russell, attenzione. Verstappen e Hamilton provano subito a dettare il passo. Hamilton è partito con la media. Vabbè, partito pure io con la media, vedendo questa situazione. Devo cercare di non perdermeli. Se riesco a fare 3 giri con loro. La situazione assume già un interesse. Merda, i salsicciotti no però. Meno male che Hamilton rallenta, perché Verstappen ne ha di più con la rossa, ma non riesce a passare per adesso. Ci prova Verstappen, si difende Hamilton. È dentro Super Max. Male però così. Se arrivano prime secondi è tipo la peggior cosa che ci può capitare. È terribile, esatto. Soprattutto uno Verstappen e due Hamilton. Però ce l'ho ancora a tiro. Hamilton con la media al momento veramente non ha un grande passo, Mi sta un po' soffocando, in effetti. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Verstappen prova a fare un piccolo buco. Oddio, dove lo vuole passare? Esterno, ultima curva. Tenta l'incrocio. Vanno ruota a ruota. E passa. Possiamo usare il DRS. Perfetto. Oddio, recupera Hamilton. Rimangono ancora appaiati, ancora dall'esterno. Che poi diventa interno. E lo passa! Non so, ho perso questa situazione perché sono dovuto partire così dietro, vi però. Ti hanno trollato le 5 posizioni. Ma sto 5. Perché però. In realtà erano 5. Non mi hanno trollato, che fanno come cazzo gli è pari. Sì, questo gioco è sempre merda. Ultimo.
Verstappen però, io ora lo dovrei recuperare per mettermi in DRS, ma non... Lo vediamo, eh. Zitti! Grande ultimo settore! C'è il DRS, godo! Va bene, va bene, va bene! Ale, spaccato tutto. No! Frenano dove cazzo gli pare. È possibile, è possibile! Box e hard per Colino. Ma questi mi vogliono fermare, ma che mi mettono la bianca? E con la media dove vado adesso? Onesto proprio. Puoi controllare? Sì, mo sul dritto guardo. Effettivamente la rossa sta avendo il calo aspettato. Verstappen! Verstappen sta frenando! Non la tiene più! Io ho mangiato tantissimo! Si fermerà! No, continua! No, c'ho ancora la media nuova da montare. Stavolta però sono più bravo di lui a gestirla. Cioè sta andando più piano palesemente, guarda che roba. Mi sa che lo devo copiare, ragazzi. E invece no. Undercazzo. Undercazzo. Una safety fra un po' e metto la gialla e forse qualcosa si può fare, perché sono abbastanza convinto di avere il ritmo un po' più alto. Perché c'è, cioè, in qualifica veramente vedavo abbastanza. Ho fatto la mossa, ho messo la bianca. Da fa la gara mia, solo che io mi sono fermato per l'ala pure. Ho messo la bianca perché troppi pochi giri la rossa. Attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. E onestamente, a che cazzo serve tutta sta aderenza nel lento qua? Secondo me la bianca va bene. Ancora non si fermano questi con la rossa, impazziti. Il che vuol dire che se non perdo troppo nel traffico, io sto recuperando tantissimo a Verstappen. A parte qua sul dritto, che roba. Vanno un po' più lunghi perché monteranno ovviamente la media. Però non mi dovete rompere, bravi. Splendido, bella mossa. Un po' di slalom nel traffico. L'unica preoccupazione può essere questa. E sta a fare le prove a tempo. Bene. Completamente in solitaria. Io in questo momento sto girando come il pilota con gli amatori. Quelli con la rossa nelle ultime posizioni sono fermi. Speriamo che anche Verstappen fosse su quel ritmo un po' andato, diciamo. Oddio, le salsicciotti, cominciano le soste. Il problema è che le mie gomme già stanno iniziando a fare cacare. E io ho il 27%. Ma tu ti sei fermato tanto presto, sì. Io devo fare 10 giri. Ecco Verstappen! Molto dietro, molto dietro! Super undercut! Però ovviamente adesso girerà a cannone con la media nuova. A 5 secondi e mezzo.
quindi non cantiamo vittoria in realtà. C'è pure Ricciardo che lo sta rallentando un filo. Il che va molto bene. Che cosa sarebbe incredibile? Trovare Verstappen, prenderlo, buttarlo fuori, creare una safety. È a 7 secondi da me. E si gioca alla grande. Incredibile come Ricciardo, pilota Alfa Tauri, mi stia dando una mano clamorosa con Verstappen. Cioè me lo sta tenendo dietro letteralmente. Ora è andato ai box, credo. Sì, quindi Verstappen pista libera. Però nel frattempo siamo... No, beh, Hamilton non si è fermato. Ah sì, Hamilton è partito con le gialle, vero? Tu mica sei sempre ultimo, Marzo. Io sto decimo, ma... Decimo, minchia, ottimo. Ma t'ho detto volo. Il problema con quello che ti è successo è sto per finire le gomme. Per finire le gomme, quello sì. Ma l'hai visto dalla qualifica quanto cazzo andavo sì, di sì, più? Sì, sì, ma infatti troppo strano. Non sapevo tutte queste cose. Eccolo, Hamilton si è fermato ora. Lui aveva gomma media, ma finisce molto dietro. Strategia dovrò... pessima. Penso che prima o poi mi dovrò fermare. Vedi, Stroll fuori, safety. Ma non lo farà. Non lo sarà. Verstappen mi sta prendendo, però... Quando arriva... Poi possiamo parlarne. Ma che fai qui? Ma vabbè, è impazzito. Ovviamente si è rotta un altro pezzo di motore. Ci mancherebbe altro. In realtà purtroppo perché è Verstappen che è in testa al mondiale. Ma abbiamo fatto un'ottima gara. Io l'avrei vinta secondi. Questa, ripeto. Continuo a dirlo. Andavo veramente veloce. Ma so perché hanno deciso che non era il mio momento. I componenti. Anche Hamilton ha fatto media bianca, cioè per dire, senza senso. Le delle gomme ancora ottime. Vedi? Invito Lewis Hamilton a battere questo tempo un attimo, per piacere. Da mandare un attimo un telegram a Lewis Hamilton con titolo Try to beat this, my friend. No, mi sono distratto. Che succede? Dove stavo guardando ruota a ruota con Russell per non prenderci e pensavo di essere da un'altra parte nella pista. Mamma mia. Vedi quando non ce l'hai a memoria in testa. Allora è una grande chiavica, mi sa. Sì. Vabbè, non per me, perché ormai io a me è andato proprio, è solo per te. Ho perso proprio cognizione del posto in cui eravamo in pista, capito? Ah, io senza sti cazzi per terra, col cazzo sapevo dove dovevo andare. Pilota del giorno Verstappen. Gli avevo anche fatto un bel undercut, ma non c'è stato verso. Prepotentissimo Verstappen qui. Posizione in classifica molto triste adesso. Ecco qua. Di nuovo a meno 48 da Verstappen.